Siamo nella una delle estremità di Rocchette, dove il paese diventa un po' campagna, un po' abbandonato, dove le case sono meno ristrutturate, ma non per questo meno suggestivo. Adesso entriamo nel cuore, arriveremo su fino all'ingresso sotto il campanile. Sono le 24 del 27 settembre, un giorno, giornata ventosa e nuvola, minaccia pioggia, per fortuna non piove. Eccoli giù le gole della strada che prosegue verso Magliano, questa bella piazzetta. C'è l'ingresso della chiesa, ci fermiamo. Adesso la piazza della chiesa, qui sfioriamo il portone d'ingresso, saliamo ancora su. Un paese veramente piccolo, ma con tantissimi scorci caratteristici. Si vede che è un paese che ha presente, è un pochino abbandonato, ma questo sembra uno di quei paesi che verranno attaccati dai turisti di Lille. Qui già si può vedere qualche esempio con il campanile, un'altra casa in vendita. Ecco, qui siamo sulla cima del paese. Ecco, questa è la strada che sale su dall'arco, dal portone di Rocchette. Questa è la scalinata che sale su alla rocca. Noi adesso invece faremo un giro attraverso questa stradina, percorribile anche con le macchine, come si vede, la percorreremo fino in fondo. Rocchette è un po' allagliata sulla rocca, è molto piccolino. Su di là infatti vediamo la roccia pura della montagna, e sul lato sinistro invece le abitazioni, alcune ristrutturate, altre come questa invece, che attendono amatori. Saliamo fino in fondo a quell'angolo, invece una casa che ho trovato padrone, un altro arco che permette l'ingresso al paese. Poi arriviamo a Rocchette, ricordiamo, è una 20 minuti dall'autostrada per Roma, da Bolzano Soratte, quindi siamo meno di un'ora da Roma. Ecco, questa è la campagna con i tetti delle case. Ecco, questa è la strada che conduce al cimitero, diciamo la periferia di Rocchette, che scende giù, attraversando sia il paese che di fronte, ci sono ancora abitazioni, chiesa, ma è il portone del 600, rocca e la campanile su in cima, che caratterizzano questo paese. Qui c'è una bella fontana sopra il monumento ai caduti, questa è la seconda chiesa di Rocchette, e questa è la strada che conduce verso Terni. Adesso arriveremo fino a questo ponte per poter ammirare il paese di fianco, adagiato un po' sulla roccia. Eccolo qui. È il fiume ormai secca.